corso di Pilates. Pure. Qualcuno? Ma dove va questa con questi pantaloncini corti e l'infradito? No, vabbè. Salve. Mi dica. Sì, buonasera. Sì. Alla ricetta. Non conosco questo farmaco. Di che si tratta? Ha una crema solare. Non ce l'ho, mi dispiace. Arrivederci. Avanti un altro. Ah, in che senso non c'è nessuno? No, ci sono delle persone che sono in attesa lì fuori. Forse perché vedono lei. Questo è un solare per la pelle sensibile. Ma è per lei? Ah, ho capito. Guardi, c'è rimasto questo. Prende? No, del resto potrebbe anche non andare al mare. Sa, io glielo sconsiglio. No, lo vedo soprattutto dalla pelle delle sue gambe. Sono molto bianche. Prendere il sole con quella pelle potrebbe provocarle dei danni. E quando parte?
niente lì. Le serve un integratore. Ah, beta carotene. Guardi, devo andarlo a prendere di là forse. No, lì non c'è nulla, le assicuro. Comunque, che fa? Lo prende il solare? Non so chi gliel'abbia fatto vedere. 13,90. Molto strano. Sì, anche perché per un solare di quel tipo i prezzi sarebbero molto più alti. Ma questo è un buon profumo. Aspetta un po'. Così. So, credo che questi siano i solari avanzati dall'anno scorso. Se lo prende, le faccio uno sconto. La consistenza. No. Vitamina E, questo, in opercoli, svolge funzioni di antiossidante a proprietà immunostimolanti. Che significa che li sto aprendo? Devo aprirli. Certo, altrimenti come faccio a verificare l'odore? Ok, allora vedo questo. Poi guardi. Magnesio. Una mano santa. Apro anche questo. Diverse proprietà. Beh, non sto qui a spiegargliele. Lei in cosa è laureata? Biologia. Ah, biologia. Sì. Beh, allora lo saprà. Come dice? No, deve prenderle insieme questi due. Quindi le metto entrambi in braccio speciale. Fanno 50 euro. Le ho detto che non ho il solare che sta cercando. Quale, mi scusi? Questo? Sì, questo è... Ma è un campioncino. Vabbè, insomma glielo metto.
Le sue gambe. E il flacone è molto grande. Direi di sì. Ne ha sicuramente bisogno. Anche perché vedo che porta gli shorts. Ah, lei in strada gira sempre così. Vabbè, mi piace a lei. Allora le do anche la crema. Perfetto. Quindi siamo a quota 250 euro. No, si vede una crema miracolosa. Sì, vedrà. Che c'era scritto? Siamo una farmacia molto ben fornita, ma sai, il periodo estivo. Io in vacanza? No, io sono qui a lavorare. No, non gradisco le vacanze. E nemmeno i fannulloni che vanno in vacanza 2 o 3 mesi, assentandosi dal lavoro. Sì, vedi che le conosco, sì. Vedo che può permetterselo, ma non credo. Io ritengo che la dignità di una persona sia soprattutto nella sua capacità di sopportare la fatica. E io ce l'ho. Ma non parliamo di me, parliamo di lei. Guardi, mi spiace. Non ho una crema solare, sì, dopo sole, mi scusi, da darle, soprattutto di quella marca, ma ho un olio miracoloso, ce l'ho proprio qui, guardi, ci è appena arrivato, olio di mandorla, olio corbolo, Sono sicura che abbia un profumo delizioso. Vogliamo provare? No, ok. Lo prende? Allora, le metto in conto anche questo. Eh sì, dopo la crema anticellulite. Guardi, le dico, non può fare a meno di usare questi due prodotti insieme.
non è una brochure della farmacia. Sì, è una brochure della farmacia, ma le assicuro che vale come ricevuta fiscale. Lei è laureata anche in finanza? No, mi aveva detto biotologia. La cassa al precedente turno. Oggi ci sono state così tante persone che abbiamo dovuto togliere i soldi dalla cassa. A quanto pare in vacanza non c'è nessuno, solo lei. Ah, grazie. Grazie, grazie mille. Ok, allora arrivederci. Spero di rivederla l'anno prossimo. Visto che sarà una vacanza lunga. Sì, non si preoccupi, le ho dato tutti i prodotti super adatti a lei. D'accordo. Arrivederci. Sì, sarà libera di uscire. Arrivederci. Oh, occhiali shorts. Li abbassi un pochino. Laia. Arrivederci, arrivederci. Ma 300.